Buongiorno ragazzi, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. L'Italia pareggia 1-1 contro la Polonia, così comincia l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Insomma, un'Italia così e così, un'Italia che secondo me poteva fare qualcosina in più, però la Polonia non ha giocato neanche male con il gol di Zielinski e poi il pareggio di Jorginho sul rigore. Insomma, diciamo che Mancini secondo me sbaglia a insistere su Mario Balotelli. Perché insistere a un giocatore fuori forma? Perché insistere su un giocatore che non può dare mano alla causa? Insomma, secondo me Mancini ha commesso un errore a mettere Mario Balotelli, visto che quando sono entrati Belotti e Chiesa hanno dato una scossa comunque alla squadra. E secondo me a centrocampo la scelta è stata errata di mettere Gagliardini o Pellegrini, perché c'era Benassi che era più in forma, magari era capocannoniere del campionato. Perché non metterlo se è in forma? E perché mettere Pellegrini, che ancora non ha giocato un minuto con la Roma, o forse sì, l'ha giocato un minuto, però ha giocato pochissimo. Insomma, qualche scelta discutibile secondo me c'è stata. Insomma, un'Italia che comunque non ha demeritato, la Polonia lo sappiamo, è una nazionale comunque ostica. Cominciare con un pareggio non è male, perché comunque in un girone a tre è normale, le prime partite magari le pareggi, perché se la perdi sei quasi fuori. Quindi già strappare un pareggio e tenere lì la Polonia a un punto non è malaccio. L'importante adesso è continuare su questa strada in Portogallo. Comunque, ho notato in Italia, nel primo tempo disordinata, ha sbagliato tantissimo, insomma, con tantissimi errori in fase difensiva, in fase di disimpegno, che alla fine sono anche stati il gol dell'1-0 della Polonia, nonostante che Donnarumma abbia sfoggiato due o tre parate di livello in tutta la partita. Nel secondo tempo un'Italia invece più viva, che si è ripresa, soprattutto appunto con gli ingressi dell'attaccante del Toro Belotti, l'esterno della Fiorentina Chiesa. Un'Italia più viva, più creativa, che ha messo più in difficoltà la Polonia, è arrivato anche il pareggio proprio con un rigore conquistato dall'azione di Belotti e Chiesa. Insomma, penso che non sia un caso. Comunque un'Italia che nel secondo tempo ha giocato molto meglio, prendiamo quello che viene, dai. Già sono piccoli segnali di ripresa dopo l'ultima partita ufficiale, che era stata purtroppo la tragedia sportiva contro la Svezia. E niente, niente, comunque dai, crediamo in questo progetto della nazionale, crediamoci, che i buoni giovani ce l'abbiamo anche. E voi invece lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete questo video, lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate sulla partita della nazionale italiana. E noi arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.